Si ferma a 5 partite la striscia di risultati utili consecutivi per un Potenza che sin qui non aveva mai perso. La prima sconfitta del campionato per la formazione di Siviglia arriva contro l'Avellino. Finisce 2-0 il match del Partenio Lombardi. Modo di speculare di squadra in campo col 4-3-3. Emmausso, Caturano e Del Sole si oppongono a Ceccarelli, Trotta e Russo. La rete del vantaggio irpino arriva già al 9° minuto con Casarini. Notevole conclusione dalla distanza che trova l'angolo giusto per battere Gasparini per l'1-0. Al 18° rete annullata agli ospiti. Talia serve Del Sole che ha l'abilità di controllare la sfera e depositare il pallone in rete, ma l'arbitro ferma tutto. Al 37° Ricciardi si fa largo sulla destra e prova a smistare un pallone in aria per Trotta che però non ci arriva. Nella ripresa è sempre la formazione di casa che spinge sull'acceleratore. Al 55° tentativo di Russo dalla distanza, il portiere Potentino para senza problemi, ma al 62° l'Avellino raddoppia, gran cross di Ricciardi per la supergirata al volo del 10 biancoverde che stavolta non sbaglia, è 2-0. Il Potenza, accusato nuovamente il colpo, cerca di reagire ed anche all'89° altra rete annullata. Emmausso pesca ottimamente in aria Ghianfi che davanti a Marcone non sbaglia, ma anche stavolta è fuori gioco. Occasione anche al 92° a parti invertite e Ghianfi a servire dalla destra in aria Emmausso pallone al lato. Nulla di fatto per i rossoblù che salutano la terra campana con tanti rimpianti.